La metropolitana di Milano è attraversata ogni giorno da migliaia di lavoratori, ognuno dei quali contribuisce quotidianamente allo sviluppo economico della città. Nancy, però, è già in ritardo e il suo posto di lavoro è a Bisceglie, nell'altra parte della città. Elisa, invece, lavora di Modrone, ma oggi è il turno pomeridiano e ne ha approfittato per fare una visita medica a Loreto. Simone è un neo assunto, fa l'assicuratore da un mese e sta prendendo la rossa per tornare a casa e non vede l'ora di appoggiare la borsa per abbracciare la sua ragazza. Chiara, invece, si sta affacciando al futuro lavorativo. Lei fa un tirocinio legato al suo corso di laurea in statale. Opera per promuovere la salute. Sogni per il futuro, un lavoro, magari retribuito. I passeggeri della metropolitana vivono ed alimentano la nostra città. Queste sono le loro storie. Qual è la tua?